Se proviamo in poche parole, c'è un cliente, voleva qualcosa, gli ho detto sì, si può fare qualcosa, però ci sono tre parametri dove io non posso oltrepassarli. Questo oltrepassamento finanziario non va così. Allora ho detto, si può fare un retail con 20-25 mila metri quadri che non nuoce al mio progetto Arbo. Cioè io faccio questa cosa in senso difensivo del mio progetto Arbo. Non faccio 150, 60, 50, ma faccio meno. Questo si può fare, primo parametro. Il secondo parametro è quello di dire non privatizziamo lo spazio pubblico. Questa è una cosa che oggi in Europa non si può fare. Andate a Amsterdam, anche la città del puro neocapitalismo che è, o turbocapitalismo, New York, ormai si ecologizza, ma non solo per il fatto della natura, ma per il fatto perché sanno che i terreni varranno molto di più, è una cosa di soldi anche. Cioè chi non si adegua a questi fenomeni non ce la farà. Non si può andare e far preda allo spazio pubblico con una zampata di leone e dire, questo faccio adesso il retail, poi faccio il polpettone verde dentro, che è un polpettone per la gente che abita lì, che non è pubblico. Queste cose in Europa non si possono fare, prima cosa. La seconda cosa di dire al cliente, questo è lo spazio pubblico. La terza cosa di dire, l'oggetto che facciamo, il manufatto, non è una cosa a sé, non è un egoista, ma è una cosa che aiuta a ricostruire, rianimare, riattivare un quartiere floscio, grigio. Questi investor erano a Vienna, se ne sono andati, hanno pensato un po', sono ritornati e hanno detto Podrecca, in fin dei conti possiamo farlo. E allora ho detto ok, se questi sono parametri che ai quali voi credete, io sono, come dire, io naturalmente rispetto l'investor perché ci mette i soldi e vuole guadagnare e tutto va bene, però non si può fare un progetto contro la città, non si può fare contro la qualità di vivere insieme in un luogo così pregiato. Non è vero che Bolzano è una città morta, è la città che si qualifica come una delle più qualitative in Italia. E allora questo progetto tentiamo di farlo e tentiamo di farlo per il bene della città.